Penso di intervenire per il gruppo 5 Stelle, il consigliere Macchi. Prego. Grazie Presidente. Dunque, comincio il mio intervento a nome di tutto il nostro gruppo dicendo che comunque sia, noi comprendiamo benissimo che questo sia un atteggiamento propagandistico della Lega sotto votazioni che vuole diciamo portarsi a casa magari un po' di voti. Però abbiamo deciso di votare favorevolmente in quanto questo può servire quantomeno per smuovere una situazione che è sempre rimasta incancrenita, che è sempre stata nascosta, di cui non ci si è mai occupati a Roma. Peraltro non se n'è occupato nemmeno Maroni quando era a Roma, non se n'è occupato, non se ne sta occupando effettivamente e fattivamente facendo una legge nessuno del PD, non se n'era occupato Berlusconi e questo se n'era occupato, scusate, scusa, qui mi suggeriscono se n'era occupato diciamo ma a livello personale. E quindi vorremmo solo dire e sottolineare che noi vogliamo che ci si occupi di questo che è una problematica per le persone e per le persone che fanno questa professione, che hanno fatto. Che hanno deciso di fare questa professione. Perché dico hanno deciso di fare questa professione? Ho sentito dire prima da un collega che le donne sono quasi tutte costrette. Beh, ci sono invece dei rapporti del Censis che non dicono questo. Una delle cose delle cose positive di questa richiesta di referendum è stato che noi abbiamo audito appunto Pia Covre in commissione. Pia Covre è venuta a portarci un problema ed è di questo che noi vorremmo che si parlasse, perché a noi non interessa l'abrogazione parziale della legge Merlin, ma ci interessa che venga fatta una legge, a cui peraltro i nostri parlamentari stanno già lavorando, che tratti veramente in modo attuale quello che è una problematica per il rispetto della dignità delle donne. Pia Covre è la portavoce dei diritti civili delle prostitute. Lei è un'ex prostituta, quindi conosce il problema dall'interno e faceva un distinguo molto preciso fra la prostituzione volontaria e la prostituzione coatta. La prima dovrebbe essere regolamentata dal codice civile. A questo proposito, scusate, magari a rischio anche di tediarvi, ma da un punto di vista così di informazione, vorrei leggervi dei cenni storici sulla prostituzione, perché credo che sia interessante sapere la cosa che noi arriviamo dalla nostra storia, quindi vediamo cos'è stata la prostituzione e come è stata regolamentata nel passato, perché questo che è chiamato il mestiere più vecchio del mondo, è inutile che qualcuno cerchi di dirci che dobbiamo cercare di eliminare tutti i clienti. Che è vero, per la maggior parte sono sempre stati uomini, adesso un pochino cambia, ma il problema veramente sono sempre stati uomini. Ma anche lì, da alcuni articoli sui giornali si evince, e questo è uno studio dell'Università di Milano, l'Università Statale di Milano, che dice che i clienti, questi famosi 9 milioni di clienti delle prostitute, sono persone normali, con una famiglia alle spalle. Quindi non sono persone con problemi psicologici, consigliera Barzagli, sono persone, almeno questo dice una ricerca dell'Università degli Studi di Milano, non io. Sono persone normali, il 24% sono ragazzi dai 18 ai 25 anni che sicuramente hanno problemi di insicurezza, ma i problemi di insicurezza che evidentemente sono in giro, perché se 9 milioni di persone, di uomini, ce li hanno,
vuol dire che non è che abbiamo 9 milioni di persone che hanno gravi problemi psicologici. Molte di queste persone hanno famiglia, hanno una famiglia a casa. Molte di queste persone scelgono le prostitute invece di avere una relazione a lunga durata. Quindi, voglio dire, questo è a tutti gli effetti, nei secoli, un mestiere. Allora, a Babilonia, un quartiere vicino al tempio era abitato da sacerdotesse del dio dedite alla prostituzione. Un quartiere uguale venne alla luce negli scavi di Sippur, in Palestina e in Siria. La prostituzione aveva carattere religioso, anche se i profeti si scagliavano contro la fornicazione con gli dei stranieri. D'altronde, nella sesta Israele, ognuno poteva distinguere dal vestito i roduli e i rodule. Qua già si parla di prostituzione maschile, voglio dire, qualche centinaio, migliaia di anni fa. A Khan, l'alloggio agli stranieri si cercava nelle case delle prostitute. Nell'antica Grecia la prostituzione sacra era connessa ai culti per Afrodite ed era molto diffusa nei porti. Solone fece costruire case per prostitute statali, ma accanto ad esso fiorivano anche postriboli privati. Le prostitute erano schiave talvolta, ma con una certa cultura ed educazione. Ad una classe più elevata appartenevano le etere. A Roma le prostitute appartenevano alle classi più umili, ma con la conquista delle province orientali apparvero le cortigiane, da porre sullo stesso livello delle etere greche. E qui aprirei un bel capitolo sulle cortigiane antiche. Parliamo di cortigiane moderne, anzi, parliamo del fatto che stiamo parlando in un luogo che forse ha visto passare qualche cortigiana, che forse ha visto qualcuno che magari era qui eletto, indagato per sfruttamento della prostituzione? Di che cosa stiamo parlando? Lo chiedo io. Allora, parliamo veramente di che cos'è la prostituzione, senza guardare solo i casi, quelli più eclatanti poi per strada, delle povere donne, delle tratte, delle strade. La prostituzione non è pagata solo con soldi, con vil moneta, talvolta è pagata anche in un altro modo. È prostituzione, anche quella è prostituzione, attenzione. Cioè, vediamo di dare un nome alle cose e di parlare veramente delle cose come stanno. Nel Medioevo, allora, c'era una parte molto interessante. La Chiesa cattolica tollerò la prostituzione come un male minore. Più severo fu nel Medioevo il comportamento delle autorità civili. Proibì sovente la prosecuzione e proseguitò le prostitute. Da parte loro le prostitute si organizzarono in una vera e propria corporazione Medioevo, con dame che le governavano e le proteggevano. Esse pagavano una tassa al comune e vestivano in modo diverso dalle altre donne. Medioevo. Nei secoli XIII e XIV i postriboli erano del comune, che li cedeva un appaltatore. Allora, magari se andassimo appunto a informarci su che cosa ci dice la storia di come era stato gestito, e qui sto citando un'enciclopedia trovata su internet, e non è che me le sto inventando queste cose, potete trovarle anche voi dovunque, quindi sto portando dei fatti. Allora, tutti sapete che comunque negli scavi a Pompei, per tornare indietro, c'erano dei postriboli, sono famosissimi, e quindi è stata a vari livelli. Nelle corti del Cinquecento le cortigiane emulavano in cultura e raffinatezza le etere greche. Poi ci fu la diffusione delle malattie venerele e l'austerità della Controriforma. E qui arriviamo a un altro punto di quelli di cui bisogna tener conto. Deve essere, nel momento in cui considereremo queste persone sex workers, come vengono considerate in Europa, come vengono considerate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovremmo pensare prima di tutto alla tutela sanitaria allora di queste persone, tutela sanitaria loro e dei loro clienti. Ed è per questo che noi diciamo l'argomento va affrontato. È stato tenuto un coperchio
sopra questo vulcano, facendo vedere com'è possibile che in tutti questi anni in cui a governare ci sono stati vari partiti, nessuno abbia mai preso in mano la situazione. Si fa sempre finta di niente? Non ci sono, non esistono, sono persone che esistono, che hanno una loro dignità. Questa problematica va portata alla, va sensibilizzata l'opinione pubblica, bisogna avere il coraggio di portarla fuori, ma senza dire che vogliamo solo togliere dalle strade, perché il problema non è quello dei comitati di quartiere. Certo, è un problema anche per loro. Un mio collega prima ha detto: cosa succederebbe se ci fossero in un appartamento di via Monte Napoleone, ci fosse un'organizzazione? Ma forse c'è già in un appartamento di via Monte Napoleone qualcuno che si prostituisce, qualche escort di alto livello che è visitata da qualche personaggio di alto livello, molto probabilmente in Monte Napoleone c'è già. Certo, non sarà la prostituta da strada, non sarà la prostituta che va in giro con il tacco 15, la minigonna inguinale e la scollatura, saranno molto più raffinate, ma sempre di prostituzione si tratta. Dobbiamo avere il coraggio allora di guardare questa problematica nella sua interezza e di portarla fuori questa problematica. Guardiamola, abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno. C'è dovunque, c'è a qualsiasi livello, dobbiamo parlarne in modo corretto, ed è per questo che noi abbiamo fortissimamente voluto l'audizione di Pia Covre e di Yuri Guaiana, che rappresentava la prostituzione maschile, perché badiamo bene, questo è un problema che si sta presentando, non è un problema, è una situazione che si sta presentando. Allora, il problema molte volte è per le donne e per gli uomini, per le persone che lo fanno, per i trans adesso. Certo che ci sono, che l'altra faccia della medaglia sono le persone che richiedono questi servizi. Sono servizi, sono richiesti, come abbiamo visto, sono richiesti da sempre. E quindi dobbiamo affrontarli in modo approfondito, ma dobbiamo affrontarli a Roma. Allora, che ognuno stimoli i suoi partiti a Roma, i nostri appunto stanno già lavorando a un progetto di legge, perché si lavori approfonditamente e in modo non ipocrita su questa situazione, proprio per tutelare tutte le persone, perché come abbiamo visto tuteliamo le prostitute, i loro clienti. Grazie. Intervenivo per rispondere al consigliere Parolini, che però non c'è, quindi mi dispiace, ma volevo ribadire una cosa che, eccolo, evocato egli comparve. Allora, volevo risponderle, consigliere Parolini, mi rivolgo però logicamente alla presidenza, come duopo, vero? Volevo rispondere questa cosa. Noi abbiamo votato contro questo ordine del giorno perché di nuovo si sottintende, sia nelle premesse che poi nella conclusione, che le uniche che si prostituiscono, le uniche donne che si prostituiscono sono quelle costrette. Allora, se facciamo delle audizioni per sentire le dirette interessate e poi facciamo finta che non abbiano detto niente, allora le audizioni non servono a nulla. Le persone, la portavoce per i diritti civili delle prostitute ha detto chiaramente, e prima l'ho detto, leggetevi quelle che sono il Censis eccetera, che dà delle statistiche per cui dicono che una parte della prostituzione è da tratta, e qui veramente bisogna intervenire con delle leggi molto più dure, ma molto più dure di quelle che ci sono, per impedirlo, ed è codice penale, mentre invece una parte della prostituzione che
che va regolamentata, e queste non sono le prostitute che vanno a rivolgersi alla Caritas o alle altre associazioni che tolgono le prostitute dalla strada, perché sono quelle che si autogestiscono, e quindi queste prostitute invece dovrebbero essere regolamentate, lo chiedono loro, dal codice civile, in modo che possano pagare le tasse ed essere tutelate da un punto di vista contributivo e previdenziale. Quindi facciamo un distinguo, a questo punto non ha più nessun senso questo ordine del giorno, volevo solo ribadire comunque che noi voteremo favorevolmente. Grazie.